fammi avere questo onore. Andiamo qua, dunque. Sì, è vero, hai ragione. Come? No, vai, prego. Non sento un cazzo di fammi sedi. Volevo dire, perché ancora sono qui, ho 84 anni, voi ci sentite almeno? A meno male. Lo sapete che ancora 84 anni compiuti, 18 luglio scorso, ancora qua, mezzo rimbambito. Perché? Qual è il fine? Vengo a indicarvi qualche partito, a volte così a livello, quando mi chiedono, do qualche proposta in momenti difficili. Però sono qui proprio perché a 17 anni o meno, con la mia brigata partigiana, anche Gino Barile era un giovane, giovanissimo, 4 anni di meno, staffetta anche lui, con mio fratello comandante. Alla fine di aprile e ai primi di maggio, caro Vauro, abbiamo visto noi educati da anni, da 17 anni, da un regime fascista, con la guerra, le subite, abbiamo visto nascere la democrazia. Perché vengo ancora? Per metterlo in discussione. Siamo tutti inadempienti, siamo nella merda totale, l'Italia a pezzi, qui o prima o poi mi portano via il cantiere, è stato difeso proprio in modo così improvvisamente, la Golden Man Sack, gli uomini d'oro decidono, tagliamo i cantieri, le navi no, cioè ho visto nascere la democrazia, che è veramente il metodo ancora che si avvicina a quello che è una città a misura umana, una nazione, un continente. E adesso sto vecchio, che sto morendo, mi supplico, devo veder morire la democrazia. Ecco perché sono qui a non dirvi, indicarvi quale, perché più confusione di così si vedrà prima di arrivare al 13, cioè l'anno 13 sarebbe una svolta. Qua si confusione, tentativi, e non vengo certo a far proseliti per la mia chiesa, per carità, state lontani, perché a un certo cosa vi devo dire, andate in una chiesa, alla banca dello York, tutti gli scandali eccetera, Gesù non ha niente a che fare lì. Quindi io metto in discussione, vorrei essere domani mattina più umano. Oggi mi ha fatto piacere, mi ha scritto un'email la mamma di Vittorio Arrigoni, dice so che lei lo ricorda Don Gallo, vorrei incontrarla, questo ragazzo massacrato in Palestina un anno fa, abbiamo fatto l'anniversario il 15 aprile, io ben vengo, ho visto i funerali di Stato all'Alpino di fronte alla morte, questi ragazzi che vanno, che gli dicono che, e loro ci credono, non sono in missione di pace, tutto falso. Papa Giovanni diceva, chi dice di portare la democrazia con le armi è pazzo. Alieno, extra, infatti lo si vede, morti, attentati, la nostra democrazia. Quindi io sono qui proprio a dirvi, agitatevi, vediamo se qualcuno, da tutte le parti dove vado, c'è sempre qualcuno che lo riconosce, nonostante tanti anni. Ho gente di Sesti, aspetta, vedi che lo sai già, guarda. San già addirittura quello che devo dire. Agitatevi, perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo che va scemando. Organizzatevi, abbiamo bisogno della vostra forza. Sì ragazzi, nasce di nuovo un'onda, speriamo, tutte le televisioni, la violenza nostra, tutti con la violenza, che poi i ragazzi sono sempre quelli che pagano. Non parliamo di infiltrazioni, del depistato, non tocchiamo tutte le stragi di Stato di cui non si sa mai niente, quindi la violenza, certo che io sono per la non violenza, quindi agitatevi, organizzatevi, studiate, è stato detto da chi? Beh, che bravi, mi fate commuovere, bravi, un applauso a Antonio Gramsci, non lo ricordo più, Bersani ricorda Papa Giovanni, con l'altro non so, quell'altro non so chi, abbiamo questi qui,
e allora non credo sia lontano. Ecco perché a sto punto vi assicuro che non parlo più, perché vorrei proprio che al centro fosse Vauro a un'analisi veramente, accettiamo il suo umorismo, che bello. Ti faccio solo una domanda per darti il via. Ma come hai fatto a collaborare con un prete sul Vangelo? Io non lo so, come hai fatto ad accettare? Ecco qui, come ha fatto? Io quando me l'hanno detto con il PM, sai, c'è Vauro, sono già stati prima di pubblicare, mesi fa, no? Dice, presentiamo il libro, non c'era ancora un caso. E volentieri abbiamo fatto a Marina di Pietrasanta, altro, ho detto, finalmente ho trovato il mio tredicesimo apostolo. Tredicesimo apostolo, se prenderete il libro vedete che nel finale il tredicesimo apostolo è dimissionario, si dimette, che è già una cosa incredibile in questo paese, no? Dove non si dimette mai nessuno, il tredicesimo apostolo, che sarei io, autoproclamatomi il tredicesimo apostolo per dare una mano a Don Gallo, alla fine del libro capisce il tredicesimo apostolo che Don Gallo una mano se la dà benissimo da solo, che io sono un po' superfluo e per cui mi dimetto da tredicesimo apostolo. Ma uscendo dal libro, io rispondo, è quasi imbarazzante questa domanda che mi hai fatto, no? Perché a me se c'è una cosa che mi fa girare i coglioni su quelli che parlano di te, no? È un prete, ok, è un prete. Cos'è? È un difetto? Non ho capito. Cioè, è un... tu hai fatto nella tua introduzione dei proclami, visto il partito in cui militi, starei più cauto di ateismo, eccetera. E anche il partito che sta facendo il casino. Problemi tuoi, non entro nel mezzo. Cioè, per me il fatto che Don Gallo sia un prete non è un fatto insignificante. E non è una cosa dalla quale, dall'alto, fra virgolette, del mio ateismo o del mio agnosticismo passo sopra. No, io faccio proprio una dichiarazione d'amore. Amo Don Gallo perché, anche perché è un prete. Mi hanno scassato il cazzo tutti quelli che dicono a Don Gallo, ma se dici queste cose perché fai il prete? Fai il prete perché ha fede. Ma magari ci fossero tantissimi preti con la fede, e sto parlando di fede, non di idee, ma è proprio lì. In Don Gallo la fede e le idee si coniugano, si sposano, si incontrano. E io sono come te, non ho questa fede, ma quello che mi ha fatto provare Don Gallo è invidia. Invidia, te lo dico Andrea, te lo dico sinceramente, io ti invidio, perché è una frase retorica, o è passata come una frase retorica, la forza della fede. Ecco, io credo che Don Gallo, e sottolineo Don Gallo, Don, ha la forza della fede. Alla forza della fede, alla forza della fede, che è una persona che descrive Gesù Cristo come, in questo libro, ma non è che siamo qui a fare i consigli per gli acquisti, ma anche in altri libri e nelle sue parole e nella sua attenzione, descrive Gesù Cristo come un Dio, non come un rivoluzionario. Come un Dio, e un Dio non può che essere rivoluzionario. Questa è sto parlando da prete, ormai questo scambio, tant'è che l'editor che è qui in sala ogni tanto mi dice, guarda il tuo libro, il libro che hai fatto con Gallo e Don Vauro, che sono io adesso, sta andando bene, benissimo.
Ma ecco, io non mi sento di sminuire questa tensione di fede che c'è in Don Gallo. Io purtroppo non so se arriverò all'età di Don Gallo, sono 84 anni se non sbaglio, no? Tanto non sei una signora e non sei neanche un prefetto, per cui ti posso pure chiamare signora. C'è stato un problema con il prefetto. Mantenendo la stessa tensione e la stessa attenzione. Io spero di sì, e sinceramente l'incontro, e quando dico incontro, di nuovo parlo da prete, scusami, tanto ci scambiamo i ruoli, parlo di incontro nel senso più profondo del termine, l'incontro, voglio dirlo, da laico direi di animi, da cristiano come tu sei direi di anime. Le anime si incontrano, le anime si parlano, quando l'attenzione e la tensione, ripeto, è a quel principio basilare del diritto. E qui entriamo in un campo che qualche professore o qualche tecnico, ce l'abbiamo al governo, definirebbe laico, chissà, no? E per me non è importante se è laico o non è laico, per me è importante che sia, ecco, che è il campo che dice cos'è il diritto. Ecco, il diritto è la negazione del privilegio. Là dove c'è privilegio non c'è e non ci può essere diritto, perché se c'è privilegio, la parola stessa definisce il fatto che alcuni, ed è per quello che sono privilegiati, hanno non soltanto più risorse, ma più possibilità di quelli che altri hanno. Ecco. Allora invece il diritto cos'è? Il diritto, ma mi sembra di tornare ai rudimenti, il diritto è una cosa che non può esistere se non è condivisa, e condivisa ecumenicamente, voglio fare il prete fino in fondo. E che vuol dire ecumenicamente? Vuol dire da tutti, a prescindere dalla loro razza, dalla loro religione, dal loro credo politico, dalla latitudine o dalla longitudine alla quale Dio, nel caso, gli ha dato la chance di nascere o la dannazione di nascere, perché in questo nostro mondo, lo sappiamo, nasciamo già privilegiati o sfigati, perché se nasci a una certa latitudine sei comunque privilegiato anche se sei l'ultimo, se nasci a un'altra sei sfigato comunque anche se sei il primo. Ma questo non è un caso, è un sistema che determina questa totale disparità, dove poi, siccome c'è il privilegio, ed è quasi, voglio fare il prete fino a un fondo, me lo fai fare una volta, cazzo, mi hai dato pure la... è quasi come il peccato originale, il privilegio, perché quando nasci, se nasci alla latitudine giusta o alla longitudine giusta, mettetela come vi pare, dalla parte del mondo giusta, che è piccola e quindi ci vuole un certo culo, ecco, però insomma può capitare, no? Ecco, se nasci da quella parte, tu nasci, sì, nasci con lo spread, col debito, ma nasci già privilegiato, è il peccato originale. Allora questo privilegio, tu hai due chance: o lo difendi, e dopo nato ti insegnano benissimo a difenderlo, attenzione, perché ti insegnano in tutti i modi a difenderlo, ti insegnano, l'hai citato adesso, che le guerre sono, non sono guerre, ma sono missioni di pace, perché certo noi che siamo più civili, perché appunto siamo privilegiati, questa civiltà, perché siamo anche generosi, la dobbiamo esportare a suon di bombardieri, a suon di armi, a suon di morti, che sono
i cattivi, però gli altri, quelli che muoiono perché accolpendo il cattivo ne hai ammazzati altri 200-300 che non c'entrano un cazzo, sono gli effetti collaterali, prezzo minimo da pagare per la nostra bontà. Cioè ci insegnano a difendere questo privilegio, o cercano di insegnarci a difendere. Io non credo che bisogna negarlo questo privilegio che noi abbiamo, perché siamo nati qui, perché siamo nati qui, l'abbiamo anche se ci fa schifo, l'abbiamo anche se poi maturando, chi matura, crescendo, siamo ideologicamente contro il privilegio. Bene, allora siccome ce l'abbiamo, usiamolo, e usiamolo contro la politica del privilegio. Qual è un privilegio enorme che ancora abbiamo? Non so per quanto, ma ancora ce l'abbiamo, e mi sembra che Don Gallo ne faccia buon uso, quello della parola, quello che sto usando io stasera, quello che ha usato Andrea poco fa, tu. Quindi, ed è un privilegio, attenzione, perché in tante latitudini del mondo questo privilegio non c'è, ma non perché c'è il feroce dittatore di turno, che poi c'è qualcuno che decide sempre se quello è il feroce dittatore o il baluardo della democrazia, no? Mi ricordo, tu hai citato la guerra in Iraq, Saddam Hussein era il baluardo della democrazia e poi è diventato il feroce dittatore. Dipende dai privilegiati il privilegio di essere o meno un feroce dittatore o un baluardo della democrazia. Bene, però, quando si è... Don Gallo non ha parlato a caso, credo, della guerra, che è un tema che a me, ma che cazzo vuol dire a me? Dovrebbe stare a cuore a tutti, perché è la base, è il principio minimo. Qui è stato, si è citata la Costituzione, ma quell'articolo 11 meraviglioso, nato da persone come lui che la resistenza l'hanno fatta, l'Italia ripudia la guerra, ma com'è possibile che abbia perso totalmente significato? Eppure l'hanno scritto persone che hanno fatto la guerra, persone che hanno imbracciato il fucile, il mitra, persone che hanno ucciso e sono stati uccisi da altre persone della stessa nazionalità, della stessa lingua, e sono usciti fuori vittoriosi, tra virgolette, da quell'esperienza, ma hanno detto mai più, mai più. E questo mai più è nel ripudia. Non significa l'Italia è per la guerra, forse, ma se mi sono uno italiano si può anche parlare. Ripudia è morale, è religioso anche per un ateo. Ripudiare è una cosa che va profondamente al di là della politica, profondamente al di là dell'opportunità, profondamente al di là di qualsiasi alchimia dialettica. Ripudiare è un confine invalicabile. Quando si ripudia qualcosa, quel qualcosa è inammissibile in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivazione. Allora io mi attacco lì a questa bellissima parola, una, ripudia, che c'è nella Costituzione, e mi chiedo perché nel nostro grande dibattito politico così democratico è sparita. Perché i Magnifici 5 non mi parlano di guerra quando siamo in guerra? Perché me ne parlano solo quando muore l'alpino o quello chi cazzo è, che diventa un nostro ragazzo, mentre invece quando va là diventa un poveraccio, è un poveraccio, che torna in una bara? Che diritto hanno? Che diritto hanno? Io mi chiedo di negarci questi... Ma noi parliamo di democrazia, ma io non lo so più che senso ha questa parola, non lo so più. Ma una cosa ancora, una certezza mi è rimasta: non si può parlare di democrazia quando accettiamo la violenza, e la violenza militare, istituzionale, come strumento, come mezzo. Non siamo più democratici in quello stesso momento. Non me ne importa se se ne può dibattere in televisione, non me ne frega un cazzo se io posso, come ha fatto,
andare in televisione a dire che sono contro la guerra, come se fossi un coglione qualsiasi, no? Che può dire io sono per quel candidato di X Factor invece che di quell'altro, come se fosse un'opinione. Non è un'opinione, è un dogma morale. Non si uccide, non si può uccidere, c'è scritto nella Costituzione e c'è scritto anche nei cazzo di 10 comandamenti, ed è quel comandamento che io amo e che mi piace di più e che mi fa amare Don Carlo, che lo grida. Ringraziando il grande editore che me l'ha consigliato, per me io Paolo posso anche morire perché la mia opera è compiuta, perché un ragazzino che piccolo piccolo ma che capisce, l'ho spiegato, mi ha detto ma quel Paolo lì che mi dici mi facevo vedere, no? Ma è un prete come te, mi ha detto, ma non è mai un frate. Passiamo il libro. Ecco dov'è l'illustrazione di Mauro, con questa sua maestria, eccetera. Mi sembra che siano 16 vignette. Pensate, Mauro, che mi onora di accompagnare questo mio, chiamiamolo, Vangelo di strada. Vangelo vuol dire dare buone notizie, come l'ha gridata adesso Mauro. Gesù vuol dire liberatore per tutti, non esiste. Io mi ricordo quando cominciamo a attaccare da Aviano, tutti i giorni bombardieri, missili da Aviano, per 92 giorni. Io andai prima di tutto al mio cardinale, che era Tetamani, eminenza, prima che lo sappia dai giornali, io la domenica messa non ne dico. Come faccio a dire la messa? La messa è comunione. Caputavola chi è? È Gesù. Gesù è il principe della pace. Tre giorni dopo, con due della... del gruppo della pace in tribunale a denunciare il presidente del consiglio, era anche mio amico, tu lo conosci, Massimo D'Alema, che poi un giorno arrivò e ci facciamo la pace. Perché? Perché l'avvocato nostro bravo sottolineò molto su questo ripudio e si aspettava una, come dire, un rinvio, ma che si desse l'opportunità di attaccarsi e ripresentare, non è del niente. Trovarono un giudice che praticamente dice, cavolo, mi ha detto l'avvocato, ci ha messo in condizione. Io ho parlato con col cappellano di Aviano ormai, ne ho già incontrati diversi cappellani che stavano in pensione e vengono da me a chiedere consolazione. Uno mi ha detto, vieni un po' che mi racconti un po', questo qui è stato tutto il tempo alla Siria. E dice, guarda, io non vengo a trovarti, ma sappi che quando ci hanno congedato abbiamo dovuto giurare all'ordinario, pensate, Gesù vestito da centurione romano, no? E l'ordinario è un vescovo che ha i gradi di generale di corpo d'armata. Quindi puoi immaginare, no? Gesù in divisa, giurare che non avrebbero mai parlato e risposto alla domanda: cosa avete visto alla Siria? Cosa avete visto a Kabul? Cosa avete visto in Iraq? Cosa avete visto in Libano? In Somalia? Dovete non parlare, addirittura mentre tacete. Terrificante. Però guarda, una volta mi sono venuti a trovare Mario Monicelli la settimana del G8, al mercoledì, e al giovedì, pari pari, Ettore Scola. Don Gallo, la stessa domanda di Ettore Scola il giovedì, e sono tormentato, sono passati 11 anni, me li vedo lì, Mario lo vede nelle praterie celesti. Il mio vescovo mi ha chiamato, dice, quando era in trasmissione anche Paolo, dice, la tua interpretazione, ho detto che Mario Monicelli era nelle braccia dell'amore infinito, sei stato interpretato come apologeta del suicidio. Dico, guardi, lo chiedo alla Benetti cosa ha detto, per dirvi, no, che siamo a questi livelli. E allora ecco che ho cercato proprio di capire, mi dicevano, all'inizio del terzo millennio, 11 anni passati, era 2001, Ettore Scola giovedì, ripeteva Mario Monicelli. Riusciremo, tutte le agenzie educative
la scuola, i mass media, la chiesa, il catechismo, zuppe, libri, educatori, psicologi, storici, riusciremo a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro? Io sono sempre davanti con le due figure. Ettore, scuola, siamo amici ancora adesso. Non sapevo cosa rispondere. E siccome il motto della mia brigata, Gino lo sa, osare la speranza della democrazia. E allora dissi, maestro, maestri, il male grida forte, lo sappiamo, ma la speranza nella democrazia per me grida ancora più forte. Ecco perché sono qui. E allora un'altra domanda, da 100 pistole a Vauro. Vi dicevo che ci sono le vignette di Vauro nel libro, mi sembrano 16 se non sbaglio. C'è questa qui doppia, il potere. Ve la traduco io, ve la leggo io, vedi una scenetta che c'è Gesù che arriva e c'è un politico con gli occhi sulla poltronissima, con gli occhiali neri, e sottovoce Gesù dice: alzati e cammina. Poi si vede, no? Dai caratteri, no? Tipografici, una seconda scena con lui in poltronissima. E Gesù che alza il tono, alzati e cammina, un'altra proprio al centro, alzati e cammina, e arriva il 13° apostolo, Paolo. Te l'avevo detto, capo, quel miracolo lì può funzionare con morti, ma con i politici niente da fare. Devo dire, per me questa storia con Andrea, con Don Carlo, è una bellissima storia, perché io credo che torno sulla fede, ci torno da laico, da come ti pare, mi sono un po' rotto il cazzo delle definizioni, sinceramente, no? Sì, mi potrei definire ateo, agnostico, non lo so, non mi interessa, alla fine non mi interessa più. Mi interessa quello che sto cercando maldestramente, sicuramente maldestramente, perché anche per me è una cosa in ebollizione, non è una cosa, una minestra già pronta da presentare ad un pubblico. E riconoscetemi almeno questo, che non vi considero un pubblico, no? È terribile questa storia qua, che le persone siano considerate un pubblico, no? Gente che sta lì e riceve chissà che cosa, dallo spot pubblicitario al TG1, ad altro, no? Per cui stasera giochiamo a pelle, no? A pelle e a nervi. Giochiamo a pelle scoperta, insomma, no? Dico che, e non lo dico per pubblicizzare il libro, non ce n'è bisogno, insomma, che è un bell'incontro, un bell'incontro che prosegue, perché anche se non è che ci vediamo tutti i giorni, vero, no, Andrea? Cioè, ognuno di noi due c'ha altro da fare, perché è un incontro che va al di là appunto di queste definizioni sempre più asfittiche. Un incontro come stasera, non so se un giornale domani lo scriverà, può darsi di sì, può darsi di no, ma molto probabile. I canto comunisti, eccola lì, trovata la formuletta, e voilà, no? Finita. Mentre invece si tratta di parlare di idee, di progetti. Io non sono un antipolitico, come parola così di moda, no? Di questi tempi che poi si rimbalza da una parte all'altra. Che tristezza, questa parola così nobile, che è la parola politica, che è la polis, la città. È una parola tanto nobile quanto chiesa. Continua a fare il prete, irrimediabilmente.
Chiesa che vuol dire ecclesia, assemblea. Polis, la città, la comunità. Chiesa, l'assemblea, la comunità. Sono due parole come etimologia, non sto parlando di Ratzinger che si occupa se c'era o meno nel presepe appunto il bue e l'asinello, che cioè, io che sono ateo faccio il presepio per mio figlio, ormai è grande non glielo faccio più, però il bue e l'asinello glielo mettevo perché erano belli, dicevano mi levi anche quelli, ma va a culo, cioè, già ci hanno tolto un remacio che prima erano quattro, poi tre, cioè, allora togli anche Gesù e fai un'operazione onesta alla fine, infatti non lo tolgono, però quello è un altro discorso divagato, ma c'è, ecco, quello che voglio cercare di dire in modo, ripeto, molto maldestro, mi perdonerete, non sono venuto qui con foglietti, non mi candido a nessuna primaria, né del PDL, né del 5 Stelle via internet, né altro, è questo. Dove c'è polis, dove c'è ecclesia, quindi dove c'è comunità, dove c'è assemblea, cosa siamo stasera? Un'assemblea. Ecclesia, assemblea, punto. C'è confronto, c'è dialogo, c'è anche scontro, c'è circolazione delle idee. Cosa sono le idee? Le idee sono progetti, le idee sono proiezioni, la capacità di immaginare, non in modo avulso dal presente, ci mancherebbe altro, ma in modo legato al presente, un futuro possibile. Cosa manca alla cosiddetta politica di oggi? Ma tutta, io non lo faccio per fare il trasversale, manca proprio questo, la capacità di immaginare, non dico di progettare, di immaginare che è possibile una società diversa. E io mi chiedo, per paradosso, ma è possibile che non sia possibile una società diversa? È possibile che la guerra, come ci dicono, per esempio, sia una necessità? Cioè, scusatemi se faccio anche il professore, non ne sarei in grado perché sono diplomato maestro, quindi al massimo mi fermo lì, non arrivo ai livelli della Fornero, sono impreparato, come dice lei. Necessità significa qualcosa che non può non essere. Allora noi vogliamo dire che nell'umanità la guerra è una cosa che non può non essere? Vogliamo dire che nella storia di quella che è il futuro anche dell'umanità, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo è una cosa che sempre sarà? Allora vogliamo dire che la nostra proiezione, che la nostra capacità di immaginare e quindi, attenzione, di progettare, perché non c'è progetto senza un'immaginazione, si limita a gestire il presente, si limita a dire chi è meglio fra Renzi e Bersani o non lo so chi te ne intendi di più, io non ho seguito, non ci vado, non me ne frega un cazzo, io voglio che mi ridiano, voglio che mi ridiano il sogno, e non lo dico, lo dico come un prete, io non voglio più che mi si venga a dire che devo scegliere fra il male minore, fra il male minore. Azzo, c'è Monti, ma preferivi Berlusconi, Monti ti fa un culo così, ma preferivi Berlusconi. Ma domani chi ci sarà? Il male minore, Monti, un'altra volta, è una condanna, è l'ergastolo, che cazzo è? E questo perché succede? Perché non si immagina. Pensate quanto si è ridotta, quanto è diventata misera la nostra immaginazione, la nostra collettiva. Non parliamo di quella dei politici, che il problema italiano è domani Monti o non Monti. Che cazzo vuole dire? Ma chi è?
questo omino con la manina che fa così quando parla, ma perché? Io che pure sono non anziano come Don Carlo, ma insomma lo sto raggiungendo anche perché mi conservo peggio, anche perché mi incazzo, ma anche lui si incazza, però lui ci ha avuto, l'ha raccontata, ha visto la nascita della democrazia, io no, sono arrivato dopo, vorrei vedere questa democrazia che finalmente prende un senso, che è una cosa tangibile, che si tocca, che non c'è qualcuno che mi viene a dire leviamo i fondi ai malati di SLA perché c'è lo spread, cazzo! Fino a 5 anni fa, no, meno, 2 anni fa in Italia l'unica parola che si conosceva bene, visto il governo di Berlusconi, era FICA, non spread. E ora è arrivato Monti e al posto della FICA c'è lo spread, ma è la stessa pippa. Cazzo, perché lui ci faceva fare i sacrifici in nome della FICA e questo ce li fa fare in nome dello spread, ma sacrifici di che? Per chi? Io l'ho detto in una trasmissione televisiva, forse qualcuno l'ha vista e ancora nessuno mi ha risposto, ma io lo dico da ignorante vero, doc, come quella grappa che mi ha regalato Marine, sono un ignorante doc, c'ho il debito, con chi? Cazzo, me lo volete dire con chi? Non ce l'ho questo debito, ma non per pagarlo, a me è successo di avere debiti, no, c'ho il debito con lui, lo scazzo! Porca puttana, perché se no me li richiedi indietro. Quando so che esce la mattina alle 9, io esco alle 11, almeno non lo incontro. Ma perché lo posso fare? Perché so che c'ho il debito con lui. Ma se io il debito ce l'ho con un'entità mistica, perché qui si torna alla chiesa e li parlo da prete, ma alla chiesa di merda. Cioè, capito? Che il debito è Dio. E io mi devo punire, castigare per guadagnarmi il pareggio in bilancio, porca di una puttanaccia. L'hanno messo, tu l'hai parlato Andrea, della Costituzione, ci hanno messo nella Costituzione italiana la più bella del mondo al pari di quella americana, perché nella Costituzione americana, scusate, faccio il prete e il filo americano stasera, proprio faccio il prete. C'è scritto il diritto alla felicità. Nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Bella parola. Bel lavoro, proprio perché è fondata sul lavoro, è inteso in senso nobile. Nel senso che il lavoro è quello che dà identità e dignità alla persona. Allora non può essere il lavoro di un ricattato di Pomigliano, allora non può essere il lavoro in un call center, allora non può essere il lavoro precario a vita, quello è un insulto, è un'offesa, è un'umiliazione della persona, perché se al posto di contratto si mette la parola ricatto, si umiliano le persone, si mettono in condizione le persone di non riconoscersi, di non avere neanche più la capacità spesso di reagire per quanto sono umiliate. Questo è quello che abbiamo sul piatto adesso. Io vorrei, quando ero partito con questo mio delirio, mi scuserete, con l'antipolitica, io vorrei che si parlasse di politica, ma la politica è questa roba qua. La politica è, vediamo quali sono le priorità. Le priorità. Siamo in crisi? Benissimo. Cos'è prioritario? Gli F-35 o i malati di SLA? Perché questa è una scelta politica, non è una scelta del cazzo. Un F-35 costa 90 milioni di euro e noi, quelli che paghiamo le tasse, quelli bravi che compriamo il fatto dove io lavoro, dove si dice che dobbiamo pagare le tasse, io pago le tasse per gli F-35, cazzo! E allora non capisco più, allora c'è un cortocircuito, e allora mi deve dire la politica, quella che ha occupato abusivamente il nobilissimo posto che è della politica, cioè quei signori che si autodefiniscono politici, cosa mi rispondono lì?
con chi ce l'ho il debito, e se questo debito lo devo davvero pagare, e se questo debito l'ho fatto io o l'ha fatto qualcun altro, o l'ha fatta la speculazione, e se questo debito forse ce l'ho con 15 banche, non 2000, non un milione di banche, per un sistema che continua a premiare le banche, è lo stesso sistema che poi mi dice: cazzo, ci avevate quello che toccava i culi e faceva le corna, adesso vi mettiamo un signore con il loten. Quanto è credibile? Quanto è credibile perché c'è il loten? Quanto è credibile un signore della Goldman Sachs? Quanto è credibile un signore che è emissione diretta delle banche? E l'opposizione, che dovrebbe essere opposizione di questo paese, sta lì a tirare il loten al signore credibile, perché in 20 anni sono riusciti a perdere anche quel minimo di credibilità che in anni di lotte si erano ritrovati come eredità. E quando parlo di anni di lotte, scusate se mi incazzo, parlo degli anni di lotte anche suoi, della gente che è andata in montagna, che ha fatto la resistenza, che ha combattuto per la democrazia di questo paese e che poi ha avuto il coraggio civile e morale di scrivere nella Costituzione: l'Italia ripudia la guerra. Ci ha avuto questo coraggio nel momento stesso in cui il fucile era ancora caldo e l'ha appoggiato. Abbiamo una storia stupenda, meravigliosa alle spalle, drammatica. Può essere che questa storia sia ridotta così, sia ridotta ai magnifici 5 o a Grillo o a chi cazzo ne so. Può essere che non abbiamo più idee, può essere che non immaginiamo più un futuro, non dico più per noi, perché ci abbiamo i capelli grigi, chi ce l'ha? Io non ho neanche i capelli e nemmeno li porto, ma per i nostri figli, i nostri nipoti. Può essere che oggi c'è stata, non so com'è andata, spero bene, la manifestazione degli studenti, è una cazzona mia compaesana che il casco se lo fa fare dal parrucchiere, porca puttana, perché è l'ultima donna al mondo, la cancellieri, che c'ha in testa un elmetto al posto dei capelli, la permanente, non usava più negli anni 60. Uscite, ma non andate col casco, ma non andarci te col casco. Io lo so che toscano come lei mangiamo fagioli, siamo gentaccia, pensate a Pacciani, ma non l'hanno fatto mica ministro Pacciani, cazzo, no. E invece a questi: oh, c'è l'allerta, non mettetevi il casco, così vi manganelliamo meglio. Ma che cazzo di discorso è? Ma noi sopportiamo tutto questo ancora fino a quando? E poi diciamo cosa? Scusatemi la polemica, ormai sono partito, scusi, stasera ti sostengo. Cioè, no, ma mi sono stufato. Voto Grillo, che cazzo vuol dire voto Grillo? Io voglio delle idee, voglio il sogno, io voglio qualcuno che mi dica: me ne sbatto il culo dello spread, mi interessa dei malati di SLA, mi interessa dei transessuali, mi interessa degli omosessuali, mi interessa dei tossici, mi interessa degli operai che sono ghettizzati quanto i tossici. Scusate, ma voi vi rendete conto che qui ci abbiamo Marchionne, porca puttana della troia, questo stronzo che ha ricattato con la complicità di tutto il sistema politico, annullando lo statuto dei lavoratori dicendo: firmate questo contratto o vi ammazzo, perché questo era ricatto. Certo, con Bonanni e quell'altro Bibi e Bibò, che come gli dai una cosa la firmano, cioè proprio è bestiale, cioè è un riflesso di parlo. Però dice: oh, io vi ricanto, però poi c'è, come si chiama, il Piano Italia. Piano Italia era una scoreggia, non l'ha mai scritto neanche due righe. E la Fornero aspettava lo squillo di telefono, il ministro del lavoro aspetta lo squillo di telefono. E quando gli chiedono: ma lei come valuta Marchionne? Un bravo manager, un bravo manager. Allora, scusa Andrea, non so se offendo qualcuno, ma un operaio oggi è emarginato quanto un trans brasiliano. Un operaio non ha più diritti, un operaio non è più rappresentato, è merce sul zucchero, squallido, desolante,
della politica di palazzo, un gioco di firme, io firmo tu non firmi, e un sindacato come quello di Landin, la Fiomma, che semplicemente fa il suo lavoro di sindacato, è equiparato alle Brigate Rosse, come se una persona onesta in questo paese di disonesti, e così è, fosse equiparata a un terrorista. Beh, io credo che Don Gallo sia un terrorista, sono un terrorista e voglio essere un terrorista.